Osiride Re, possa tu attraversare la Via Lattea, la sinuosa via d'acqua. Possa l'oltretomba portarti per mano fino al luogo in cui è Orione. Agli albori della storia, 13 milioni di tonnellate di roccia compatta, sufficiente a costruire l'intera città di Londra, furono trainate attraverso il deserto. Nel corso di decenni, da questa roccia, l'uomo creò monumenti capaci di rendere al confronto minuscoli San Pietro o l'Empire State Building. Le tre piramidi di Giza e la Grande Sfinge, meraviglie del mondo antico, avvolte nel mistero. Chi le costruì? Da quale visione fu guidato? Gli esperti sostengono che esse furono erette circa 4500 anni fa per essere le tombe di faraoni deceduti. Ma quanta concretezza hanno in realtà le prove che legano questi monumenti a Khefren, a Re Cheope e al suo periodo? Frank Domingo, esperto in identificazioni di polizia, ha paragonato l'unica statua conosciuta di Re Cheope con il volto della Sfinge. I suoi manuali di identificazione di polizia sono usati in tutto il mondo, la sua opinione ha una certa rilevanza. Egli trasse le sue conclusioni dopo uno studio attento e meticoloso. Dopo aver passato in rassegna tutte le misurazioni, tutti gli angoli e le proporzioni, ho concluso che la Grande Sfinge non riproduce lo stesso individuo della statua del faraone Khefren. Fin dal 1993 l'autorità degli esperti è stata messa in discussione, mentre una nuova stirpe di ricercatori, che impiega metodi ad alta tecnologia, solleva dubbi sulle teorie acquisite, presentando delle prove che non possono essere ignorate ulteriormente. Quello che è qui in gioco è l'intera storia della civiltà. Non possiamo essere passati direttamente dall'uomo delle caverne all'uomo intelligente di oggi, con le sue bombe all'idrogeno e il suo dentifricio a strisce. Non ho dubbi sul fatto che gli egiziani fossero gli eredi di conoscenza e saggezza più antiche. È assurdo sostenere, come fanno gli egittologi, che questi monumenti siano stati la creazione dell'infanzia di una civiltà. Questi monumenti, secondo me, sono l'approdo di qualcosa, non il suo inizio. Abbiamo l'intrinseco aspetto astronomico delle piramidi e abbiamo l'allineamento astrale dei fori. Tutti questi indizi ci suggeriscono che la risposta non è qua giù, ma in cielo. Diversamente dall'egittologia convenzionale, Robert Bouval e Graham Hancock non cercano dei manufatti nel terreno. La loro archeologia impiega i computer per ricostruire i cieli di epoche passate. Guarda, è davvero sorprendente. L'intero ordinamento delle stelle ci riporta al 10.500 a.C. Il ricercatore John West ha applicato la geologia per pervenire ad una simile conclusione. Questa scienza indica che la Grande Sfinge di Giza è stata erosa da molti secoli di piogge incessanti. Ma quando caddero queste piogge in Egitto? Non durante gli ultimi 12.000 anni. I geologi, con grande disappunto degli egittologi, si sono schierati con John West. L'intera questione dell'erosione è stata sempre lì, in piena vista. Perché nessuno l'aveva notata prima? Beh, nessuno la cercava. È come quando, cercando delle patate, potresti attraversare un campo pieno di diamanti e vedervi soltanto delle brutte pietre lucenti. Così gli aspetti geologici furono semplicemente dati per scontati. Nessuno li cercò, nessuno li trovò. Potrebbe questa civiltà essere molto più antica di quanto noi crediamo. Una civiltà avanzata e sconosciuta esistita all'età della pietra. Gli egittologi fissano la data del 3000 a.C. circa come inizio improvviso della storia egiziana. Prima di allora, sostengono, soltanto dei primitivi migratori dell'età della pietra, provenienti dal deserto del Sahara, popolavano la valle del Nilo. Gli egittologi hanno ben pochi mezzi per stabilire la cronologia dell'antico Egitto.
Ma questo è uno di essi, l'elenco dei re di Abydos. Qui possiamo vedere il faraone Seti mentre dice al figlio Ramses II: «Osserva, figlio mio, questa è la genealogia di tutti i re dell'Egitto che risale fino a Amenes, il primo re dell'Egitto dinastico». Ma gli egittologi si fermano qui, al 3000 a.C., senza prendere in considerazione l'altro lato della parete in cui Seti dice al figlio Ramses: «Questo è ciò che accadde molto prima del regno di Menes, migliaia e migliaia di anni fa, quando la terra d'Egitto era governata da dei e da semidei». Secondo i libri di testo, l'Egitto era appena uscito dall'età della pietra, quando improvvisamente divenne in grado di produrre queste strutture enormi e perfette. E tutto questo a che scopo? Per coprire il corpo di un re deceduto. Questa teoria di solo tombe non ha senso e, nonostante 100 anni di ricerca scientifica, molte domande di importanza vitale non hanno ancora trovato risposta. Ad esempio, 3 soli re della 4ª dinastia faraonica costruirono tutto questo in un arco di tempo poco più lungo della durata di una vita. Quale scintilla li spinse a costruire in uno stile diverso da tutto quello che veniva prima o che venne dopo? I monumenti di Giza hanno delle caratteristiche davvero insolite. Ad esempio, essi sono disposti con precisione impressionante a cavallo del 30° parallelo. È una semplice coincidenza o è possibile che queste genti conoscessero la forma e le dimensioni esatte della Terra? Inoltre, sorprende che queste strutture gigantesche siano allineate esattamente secondo i punti cardinali, perfettamente lungo l'asse est-ovest e altrettanto su quello nord-sud. La precisione di questi allineamenti è inquietante e non è stata raggiunta in nessuna costruzione moderna. Com'è possibile che possa essere stata applicata quasi 5.000 anni fa? Cinquecento anni fa, la nostra civiltà non era neppure sicura che la Terra fosse sferica, e solo 300 anni fa fummo certi delle esatte dimensioni della Terra. Ma queste genti sapevano, perché la Grande Piramide si rivela essere un modello matematico dell'emisfero settentrionale su scala di 1 a 43.200. Non un numero a caso, quindi, ma una cifra che gli astronomi conoscono grazie al fenomeno che chiamano precessione, collegato al lento movimento dell'asse terrestre. La Grande Piramide incorpora il valore trascendente del pi greco, che esprime il rapporto tra la lunghezza della circonferenza ed il suo diametro, e che sta alla base di tutta la matematica applicata. È evidente che ci troviamo di fronte ad un sistema avanzato di matematica e tecnologia in un periodo in cui si supponeva che ciò non esistesse. E per raggiungere questi risultati, gli antichi costruttori dovettero impiegare una inclinazione di 52 gradi. Qualsiasi altra pendenza non avrebbe affatto funzionato. Possono tutte queste cose essere pura coincidenza? La precisione di questi monumenti è ossessiva. Prendiamo la Grande Piramide. Ogni lato del quadrato di base misura 230 metri, ma la variazione nella lunghezza laterale è di appena 13 centimetri. Ciò significa solo lo 0,01%. Questa incredibile precisione potrebbe far crollare le capacità di una moderna squadra di costruttori. Come può essere stata raggiunta da genti primitive appena emerse dall'età della pietra? Eppure, secondo gli egittologi, i costruttori delle piramidi non meritano affatto di essere presi sul serio nella loro accuratezza. Essi usavano delle rampe grossolane, avevano schiavi come manodopera e non riuscivano neppure a decidere in quale posizione all'interno della piramide dovessero seppellire il loro re morto. Proprio in fondo incontriamo questa camera sotterranea. Per consenso accademico la consideriamo la camera funeraria originale.